Una vera e propria telenovela è diventata quella dello slittamento della riapertura del viadotto Cannavino sulla strada statale 107, che però comincia a preoccupare, oltre che a esasperare gli animi dei residenti della Presilia Cosentina, perché il prolungamento dell'interruzione al transito delle auto tra qualche giorno potrebbe provocare una vera e propria congestione del traffico quando apriranno le scuole nei vari comuni presilani. Una preoccupazione sollevata dall'ex sindaco di Casolebruzio, Salvatore Iazzolino. Le popolazioni che insistono sulla strada provinciale 225 alla Valle Cupo stanno vivendo un disagio che è fuori da ogni logica. Questo disagio verrà ancora di più aggravato se si pensa che fra pochi giorni cominceranno le scuole e cominceranno le sagre in Sila che attireranno una mole considerevole di turisti. Noi qui non siamo in grado di sopportare una mole di traffico così voluminosa, quindi chiediamo alle istituzioni che vengano adottati provvedimenti seri per alleggerire quanto più possibile la situazione. Venerdì prossimo, ad ogni modo, si svolgerà una riunione in prefettura dove il sindaco di Cerico, Antonio Falcone, è pronto a dare battaglia qualora ANAS dovesse confermare definitivamente lo slittamento della riapertura del ponte.